documenti dell'inchiesta che riguarda l'ex tesoriere Francesco Belsito, la dolce vita della Lega ritorna a galla al largo della Tunisia con uno yacht di lusso di proprietà di Riccardo Bossi, primogenito di Umberto, che avvalendosi di un prestanome lo avrebbe acquistato con i soldi sottratti ai finanziamenti elettorali della Lega Nord. La lussuosa barca sembrava ormeggiata sotto bandiera inglese. Per giorni è stata quasi una leggenda citata in un atto giudiziario, ma c'era chi dubitava della sua esistenza. Invece, il mega yacht acquistato con i soldi della Lega ci sarebbe e farebbe bella mostra di sé in un molo tunisino. A scoprirlo un giornalista del Corriere che l'ha trovato nell'esclusivo porto di Port El Kantawi, una sontuosa residenza galleggiante del valore di 2,5 milioni di euro, acquistata mentre in Italia dilagava lo scandalo degli sperperi della famiglia Bossi a caccia di diamanti, lauree da comprare varie ed eventuali. Pensando di sottrarsi agli occhi indiscreti degli inquirenti, Riccardo Bossi si era sistemato in una delle più esclusive località della Tunisia e dopo aver navigato in Costa Azzurra e poi in Sardegna è approdato nel porto dei ricchi. La gente del posto lo ricorda per la fama di uomo potente, figlio di un politico italiano, sempre in compagnia di donne giovani e belle, uno dall'aria volitiva e toni bruschi, un fisico sportivo da esibire con un'aquila tatuata sulla schiena, uno insomma che non sembrava aver lasciato un buon ricordo, se non quella barca da invidia e da sogno. Questa mattina c'è chi l'ha fatta vedere anche il nuovo segretario leghista Maroni, che prima ha scherzato, mi pare bella, poi fattosi serio ne ha chiesto l'eventuale sequestro immediato, prima che qualcuno continui a navigare in cattive acque.